Siamo qui con Libereso Guglielmi, nei vivai Priolo, in questa splendida cornice di verdi fiori e di erbe aromatiche, e siamo con Libereso Guglielmi in un momento particolare, in una ricorrenza molto importante, perché siamo a poche ore praticamente dal compleanno di Libereso Guglielmi, che sta per compiere 90 anni. 90 anni di un personaggio straordinario, Libereso, conosciuto come il giardiniere di Calvino, Mario, che era papà di Italo e non di Italo dello scrittore, ma soprattutto di un esperto, un botanico, come dire, importante, conosciuto, riconosciuto non soltanto in Italia, ma si può dire a livello internazionale, proprio anche per questa sua, come dire, straordinaria conoscenza del mondo delle erbe. L'occasione è stata bella e importante per festeggiare tutti insieme con un pubblico davvero caloroso che tutti gli anni qui ai Vivai Priola accoglie Libereso con entusiasmo e con grande particolare affetto. Abbiamo parlato delle erbe aromatiche, queste erbe che ci accompagnano non soltanto in cucina per dare più sapore alle preparazioni, ai piatti, alle cose che noi prepariamo, ma le erbe aromatiche hanno mille altre proprietà, anche medicinali, ci aiutano per curare la nostra salute, per tenere quindi in benessere anche il nostro organismo. Ci sono centinaia ormai di erbe aromatiche e la produzione delle erbe di Vivai Priola è davvero interessante. Libereso, ne abbiamo scelta una in modo particolare da vedere con voi, che è l'ortica. L'ortica è una pianta importante, ecco, cosa vogliamo dire? Ma l'ortica è ricca in sali minerali ed è parte di medicinali, uno dei medicinali antichi, perché è ricca, come ti dico, di sali, di vitamine, c'è un po' di tutto nell'ortica. E allora lo possiamo mettere come simbolo, prima cosa perché c'è una difesa sua personale, perché punge, ma però è anche appetito dagli animali. Tutti pensano che l'ortica punge, è difficile da raccogliere. Vogliamo far vedere come si raccoglie? Sì, è facile. C'è un trucco. Fai così di sotto, puoi stringere come vuoi che non ti... Non si raccoglie più, perché i peli urticanti sono sopra, allora facendo così gli schiacci. È interessante perché è pianta medicinale di antica data, è proprio, ed è buono appunto anche come verdura. Una volta che la schiacci così con le mani, ha perso le punture, allora la puoi benissimo mettere in bocca. Quindi se io faccio così, la schiaccio e poi la metto in bocca. E voilà. La mastico. Ed è buonissima così. È buona, sì, anzi, ha valore perché c'è tutti i seri minerali. Come si dice, non è pensabile. I giovani oggi posso dire che più sanno e più avranno un futuro. E meno sanno e più saranno sempre retrogradi. Quindi, perché l'intelligenza deve essere sviluppata, non racchiusa solamente nell'animo di uno che dice io sono intelligente e poi non fa niente. Intelligente è qualcosa, l'intelligenza che deve essere data come premio a qualcosa di un altro. Sai, ma al giorno d'oggi c'è l'egoismo che frega. E quando uno è egoista ha perso il valore dell'uomo, e allora è meglio quello che sai dividerlo con quelli che sono, che sanno meno. Questa qui è un po' la vita, e poi fai quello che vuoi, va bene, però il valore dell'uomo sono quelli di seminare. L'uomo è un seminatore, c'è dei pensieri buoni che li semini, qualche di un altro li raccoglie. Ma se noi l'abbiamo i nostri pensieri e ci muoiono insieme a noi, vuol dire che non sei stato buono a far nulla. Questo è il terzo anno che veniamo con Libereso qui a Treviso, nei Vivai Priola, in questa iniziativa è molto bella e devo dire dove ci sentiamo come se fossimo a casa nostra, perché poi la casa di Libereso è una casa dove c'è tanto verde, dove ci sono tante piante, fiori, aromatiche, eccetera. Ecco. Ma non è solo il posto che è bello, vero? Noi torniamo qua anche volentieri, perché cos'è che rende bello il posto? Ma
prima le persone. E quindi, se il pesto è bello ma le persone non valgono nulla, deteriora anche il paesaggio. E poi è l'habitat. Insieme, quindi. Sì, sì. Ma le persone, quindi anche davvero persone. un grazie, diciamo, certo, a Pierluigi per questo invito che ci fa a venire in questo posto bello, ma un grazie a Pierluigi e alla sua famiglia, sì, a sua moglie, a Valentina, per l'accoglienza. Ma anche per aver creato un habitat così bello. Sai, può essere bello ma morto. Invece questo c'è vita, anche la varietà di piante che ci sono, non è solo, sai, può esserci 100 piante tutte uguali e hanno un valore di una. Invece qua c'è proprio una selezione di piante belle, per quello che ha valore. Quindi davvero in questo splendido vivaio, per queste bellissime piante, questa grandissima varietà, la passione che Pierluigi e la sua famiglia mettono in questo lavoro, e cosa dire, non ci resta davvero che salutare tutti e dire ci rivediamo l'anno prossimo. A questo punto non c'è due senza tre, l'abbiamo fatto, ma proprio dice che dopo il tre c'è il quattro, quindi ci rivediamo l'anno prossimo sempre con Libereso Guglielmi, sempre qua alla ricerca di cose nuove.